Buongiorno a tutti, ben ritrovati nel mio canale. In questo video parleremo di come vive le relazioni la persona che ha una ferita da ingiustizia. Sappiamo che dal punto di vista relazionale chi ha questa ferita di solito apparentemente, tra virgolette, funziona bene. Sono persone che intrattengono relazioni sociali, che hanno anche diverse amicizie, che sono simpatici, fanno battute, che partecipano anche a gruppi, che spesso fanno parte di gruppi perché condividono magari con altri alcune passioni. Ma c'è qualcosa di più profondo che fa sì che tutte le relazioni che vive chi ha questa ferita siano da un certo punto di vista incomplete, perché manca tutto l'aspetto, perché manca il cuore, manca la partecipazione completa della loro persona al contesto che vivono, alla relazione che stanno vivendo. Loro ci sono nella relazione, ma non riescono ad esserci secondo una modalità empatica, perché fondamentalmente non sono in contatto con le emozioni, neanche con le loro emozioni. E allora quello che accade è che quando all'interno di una relazione, che sia essa di amicizia, che sia essa di natura sentimentale, queste persone non riescono ad essere presenti nei momenti in cui c'è bisogno del calore, dell'affetto. E anzi vivono male quei contesti e quelle situazioni in cui bisogna portare quella parte nella relazione. Sono le persone presenti fisicamente, ma che ti fanno sentire solo nei momenti in cui tu attraversi, per esempio, un momento di dolore, un momento di bisogno per qualsiasi motivo. Sono quelle persone che, sulle quali tu puoi contare per qualsiasi necessità fisica, ma che fuggono quando il tuo bisogno è qualcosa di più. Fuggono quando c'è un bisogno di vera complicità a livello emotivo. E questo accade sia nelle relazioni all'interno delle famiglie, sia nelle relazioni che si vivono con le amicizie o tra colleghi di lavoro, quindi nelle relazioni esterne alla vita familiare. Sono persone che da un certo punto di vista temono le emozioni, perché nel momento in cui da bambini si sono misurati con il dolore, hanno preferito rinunciare a sentirlo e di conseguenza poi hanno finito con non sentire più una svariata gamma di emozioni, proprio perché hanno deciso di chiudere, di tagliare con il sentire. Queste persone, quando si trovano a vivere delle relazioni, tendono a portare più l'aspetto formale della relazione che non la sostanza di questa relazione. Sono le classiche persone che si comportano in modo educato, che rispettano l'altro, che seguono una certa modalità appropriata e quindi che sono sempre estremamente corretti, ma che molte volte fanno sentire proprio la mancanza di una reale partecipazione, perché non c'è una partecipazione reale alla relazione. C'è solo un essere presenti fisicamente e a livello della mente e un'incapacità di scendere in profondità in questa relazione. Quello che le persone intorno avvertono è che non c'è l'autenticità, la persona non esprime mai ciò che è veramente. Perché nel momento in cui non si è capaci di portarsi nella vita con un adeguato corredo anche emotivo, le persone finiscono col non conoscerti mai veramente perché non sanno chi sei. Ed è questa l'esperienza che fa la persona che si interfaccia con coloro che hanno una ferita da ingiustizia molto profonda e che sono molto rigidi. E la difficoltà più grande per queste persone non è quella che appare all'esterno, cioè l'incapacità di aprirsi veramente agli altri, è quella che si trova al loro interno, l'incapacità di mettersi in contatto con le loro stesse emozioni. Questo perché in qualche modo è stato insegnato loro che fosse sbagliato manifestare le proprie emozioni, che le emozioni erano qualcosa da confinare nella parte più interna e da reprimere, e loro continuano ad oltranza ad avere questa modalità. Per queste persone è difficile, per esempio, l'apertura a livello sentimentale. La loro caratteristica è che sono persone brillanti, che sono persone che realizzano, infatti il rigido viene definito anche realizzatore, sono persone che riescono a raggiungere dei risultati nel proprio lavoro, a raggiungere delle posizioni anche a livello sociale e spesso anche economico, ma sono persone che tutto sommato
stanno lontane dal pulsare della vita, perché non riescono a percepire nemmeno il loro cuore. Hanno proprio questa difficoltà, che è collegata alla paura di sentire il dolore che hanno provato da bambini e anche a delle direttive che sono state loro imposte, e rispetto al fatto che non è funzionale essere in contatto con le proprie emozioni, anzi può provocare anche delle problematiche. Per cui la persona con una ferita da ingiustizia e rigida è la classica persona presente e amica che però scompare nel momento in cui deve dare quel qualcosa in più. Scompare nel momento in cui c'è un problema, scompare nel momento in cui dovrebbe dare conforto, scompare nel momento in cui dovrebbe supportare emotivamente l'altro, scompare magari non fisicamente ma a livello sottile. In tutto questo non c'è soltanto la sofferenza delle persone che le percepiscono distanti emotivamente, ma c'è anche la loro sofferenza. Perché il fatto di essere così strutturati impedisce di essere veramente in contatto anche con gli altri, e le relazioni tenute così ad un livello superficiale non nutrono. Per questo che la persona con questa struttura di solito sta meglio nei gruppi di persone che non da solo, perché ha la sensazione di ricevere di più dagli altri e di far parte in maniera più profonda di una comunità, ma in realtà nel momento in cui si ritrova da solo non sente di aver ricevuto nutrimento, nemmeno dai momenti in cui è stato per esempio a contatto con tanta gente, perché non è capace di connettersi all'energia del cuore. Queste persone hanno vissuto anche un'esperienza infantile in cui tutto ciò che era fuori posto veniva tolto dal loro sguardo, per cui sono vissuti probabilmente in una casa in cui una madre tendeva alla perfezione, per cui teneva la casa in modo impeccabile, ordinatissimo, pulito, non si parlava mai dei problemi. E una volta adulto e una volta strutturata questa difesa che tiene lontane le emozioni, sente anche che si sta perdendo molta parte della vita senza sapere come fare per raggiungerla, questa parte che sente come mancante, perché in effetti non ne ha gli strumenti. Le relazioni quindi vengono sempre vissute senza la propria emotività e senza l'autenticità. E l'unico modo che ha questa persona per giocarsi delle possibilità all'interno delle relazioni è quella di diventare sempre più perfetta. La moglie che vuole mantenere la casa pulitissima e che vuole essere sempre ben truccata quando arriva a casa il marito dal lavoro, e che vuole che i figli siano in ordine, che abbiano fatto i compiti, è un tipico esempio di struttura rigida. Ma quello che accadrà poi a questa donna è che, non mostrandosi mai in modo autentico al proprio compagno, al proprio marito, finirà poi col sentirsi sempre più sola, perché nel momento in cui non c'è autenticità, non c'è neanche la capacità di portare i propri bisogni. Queste sono persone per cui le relazioni avvengono a livello meccanico. Ci sono delle cose che è corretto portare nella relazione, lo scambio di battute, lo scambio di esperienze intese come appunto racconti di fatti, e ci sono delle cose inopportune. Per esempio, non bisogna far vedere i nostri difetti. Queste persone tipicamente faranno di tutto per nascondere i propri difetti all'interno delle relazioni. Faranno di tutto per mostrarsi nella loro versione migliore. E dall'altra parte arriverà che è come se loro fossero di plastica, perché quella è la versione che vogliono dare di se stessi. Quando ci si trova a vivere una relazione con una persona rigida, di qualsiasi tipo essa sia, bisognerebbe riuscire a spostare l'attenzione dagli aspetti puramente esterni, e quindi dalla conversazione, dalle battute, all'energia del cuore. È molto importante che, se noi siamo la persona più responsabile in termini relazionali, è importante che noi per primi scendiamo nelle nostre emozioni, soprattutto in quelle positive, per renderci conto che l'altra persona in realtà è dotata anch'essa di un cuore, anche se ha delle belle barriere, diciamo così, è dotata anch'essa di emozioni, anche se non sono manifeste, e quindi guardare all'altra persona come a un altro essere umano, anche se apparentemente c'è qualcosa che manca, e restare noi nell'accoglienza. Questa è l'unica cosa che può veramente aiutare l'altra persona. Nel momento in cui ci rendiamo conto che c'è della freddezza all'interno di una relazione e che l'altra persona ha una struttura rigida,
Se noi cerchiamo in altro modo di spezzare quella rigidità, riceveremo come risposta l'innalzamento delle barriere, l'insofferenza. Esempio tipico, relazione di coppia. Io mi rendo conto che il mio compagno è rigido. Se voglio che comunichi empaticamente con me, non devo né fargli pesare quello che mi manca della relazione. Questo può valere anche nell'amicizia, eh? Non devo fargli pesare quello che mi manca nella relazione, ma devo restare io per prima nella mia energia del cuore. E loro sono persone che da sole non ce la fanno. Non possiamo pretendere da una persona così che ci sia emotivamente vicina. E se siamo noi che stiamo male, magari questa persona si allontanerà e non lo farà per cattiveria, ma perché proprio non è capace di entrare in questa dimensione affettiva, perché deve compiere un lavoro su di sé. E un'altra strategia è quella di portare la propria autenticità nella relazione, far vedere che esiste anche la vostra emotività, che non vuol dire sbatterla addosso all'altro sapendo che non è in grado di farsi carico nemmeno della propria. Vuol dire comunicare come ci sentiamo quando ci relazioniamo con una persona con queste caratteristiche, vuol dire saper comunicare la nostra autenticità, quindi dire come ci sentiamo, restare collegati al nostro cuore, restare nel radicamento. Far arrivare la persona con questa ferita in contatto con la propria emotività è un lavoro che richiede tempo, è un lavoro lungo, perché la difesa che possiedono queste persone è bella strutturata. Quindi non ci si può aspettare una compartecipazione emotiva dalla relazione con una persona così, ma bisogna continuare a guardarla con la compassione di chi sa che è una sofferenza anche non sentire. Vi posso assicurare che nei lavori che io ho fatto, anche in gruppo, sia lavori che ho condotto che lavori in cui mi sono trovata, quando la sofferenza di una persona che ha questa modalità di stare nella vita viene contattata, è una sofferenza profonda. Perché è come se la persona per la prima volta dopo tanto tempo scoprisse di avere un cuore, scoprisse di avere la possibilità di accedere sia al proprio dolore che alla propria felicità. È come se a queste persone mancasse questa parte e soltanto l'accoglienza dell'altro può invitare questa parte ad uscire. Per cui non tutti i contesti sono idonei a far sì che questo succeda. Ed è anche vero che nella relazione sentimentale noi non dobbiamo essere il terapeuta del nostro partner, ma neanche nella relazione di amicizia. Però se ci troviamo in una situazione come quella che ho descritto, possiamo fare qualcosa nel momento presente per cercare di aiutare l'altro. Altrimenti per l'altro sarà una continua rincorsa alla perfezione, una continua ricorsa alla formalità e continuerà a mancare il sé autentico dell'altra persona, che è qualcosa che si percepisce. Ma questa persona da sé fa molta fatica a contattare questa autenticità. Il modo in cui vive le relazioni, la persona con la ferita da ingiustizia, se voi avete questa ferita, provate a cominciare a notare quanto vi è difficile mostrare le imperfezioni agli altri, quanto vi è difficile stare vicino agli altri quando questi stanno soffrendo, per esempio. E cominciate a comprendere che avete da scongelare qualcosa dentro. Altrimenti la vostra vita sarà apparentemente ricca, piena di relazioni, funzionerà benissimo, ma ci sarà sempre un grande vuoto. Il video si conclude qui, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo. Ciao!